Ecco, buonasera, siamo qui con Luisa Santoro, che ha ricevuto nel secondo premio letterario Emanuele Ghidini una menzione speciale insegnare. Cosa significa? Proprio insegnare, segnare dentro, no? Con il libro Educare che avventura e il sottotitolo Viaggio tra i ragazzi di oggi. Cosa hai voluto raccontare con questo libro? Intanto buonasera a tutti. Cosa ho voluto raccontare? Ho raccontato un po' la mia vita di insegnante, pedagogista. Io mi presento sempre dicendo che sono insegnante di professione e pedagogista di vocazione. Beh, perché ho una profonda passione per tutte le tematiche educative. E ho voluto raccontare un po' le mie esperienze in classe, cercando di leggere i ragazzi di oggi, perché facciamo tutti un gran parlare dei ragazzi e quando diventiamo grandi, come me e come tutti i genitori, tendiamo a dimenticare i ragazzi che eravamo e a giudicare, dire che queste nuove generazioni sono perse, che non combineranno mai niente, che sono fragili. E allora io in questo libro voglio un po' invitare a mettersi nei panni di questi ragazzi, quindi a ricordare come eravamo noi da adolescenti, perché alcune dinamiche, quelle sono, non sono cambiate. Ma gli adolescenti di oggi sono immersi in un contesto che è molto, molto diverso dal nostro, anche perché l'evoluzione è velocissima ora. Quindi cercare di conoscerli meglio per sintonizzarci con loro, perché io credo che l'educazione passa sempre attraverso una relazione e solo se riusciamo a metterci in relazione riusciamo anche a essere dei buoni educatori. Quindi come genitori, come insegnanti, come educatori, allenatori, se non entriamo in relazione non riusciamo ad andare da nessuna parte e per entrare in relazione dobbiamo conoscere l'altro, quindi i ragazzi di oggi, e conoscere anche noi stessi. Questa è un po' la chiave di lettura. Mettiamoci nei loro panni e conosciamo il loro mondo per sintonizzarci con loro. Io penso che proprio ho cominciato ad essere genitore, non più di mio figlio, perché purtroppo se n'è andato. Da quando se n'è andato lui ho cominciato davvero a ritornare adolescente, a chiedermi com'ero, e ho capito quanto sia importante ascoltarli questi ragazzi, no? Nel momento in cui tu ti metti di fronte a loro, puntando il dito, giudicandoli per ogni atteggiamento, per ogni cosa, questi si chiudono nel silenzio. Ho scoperto che gli adolescenti, se tu ti posti davvero in un ascolto attivo proprio, nel quale mostri l'interesse per quello che dicono, si apre un mondo meraviglioso e ti raccontano tutto. Ho avuto alcuni casi con ragazzi adolescenti che ho conosciuto in questi anni di mio peregrinare in giro per l'Italia, e sono straordinari, hanno tanto anche da insegnare, solo che noi adulti spesso vogliamo noi, no? Sempre voler dire cosa fare. Certo, senza dimenticare che però gli adulti siamo noi, per cui dobbiamo essere la loro guida, perché loro questo chiedono all'adulto, non chiedono l'amico, il compagno, chiedono la guida, chiedono qualcuno di autorevole, qualcuno che li sappia indirizzare, che qualche volta li sappia anche riprendere, che qualche volta li sappia coccolare, perché se non si affidano all'adulto si sentono persi. Io credo che forse il nostro compito è quello di arginare, no? Non creare una diga dove li blocchiamo lì dentro, fermi, lasciar scorrere come un fiume, dobbiamo mettere gli argini di sinistra e di destra per indirizzarli in un certo modo. Però anche sui modelli, sulle scelte di vita, dici bene che nel tuo libro smettiamola di voler condizionare noi i figli a fare i sogni che noi abbiamo magari, non abbiamo realizzato, oppure farli diventare quello che abbiamo in testa noi, obbligandoli o condizionandoli, ma scoprire chi sono e quali sono i loro talenti. Certo, anche perché io mi accorgo parlando con loro in classe o nelle altre attività che svolgo, che loro lo sentono forte questa aspettativa dei genitori su di loro, la sentono proprio come un peso e quindi laddove riescono a realizzare queste aspettative, certo va tutto bene, sono i ragazzi felici, contenti che si sentono realizzati, ma quando si accorgono invece di deludere i loro genitori, magari non lo mostrano come noi ci aspetteremmo, ma soffrono e soffrono tantissimo e lì a volte arrivano fuori anche i comportamenti devianti, quei modi di attirare attenzione, come a dire guardami, io sono questo qua e quello che tu mi stai chiedendo per me è troppo oppure è diverso da quello che io vorrei.
Questo senso di delusione, la tristezza del provocare delusione nei genitori è molto presente nei ragazzi. Io me ne accorgo proprio parlando con loro. In mente proprio gli occhioni di qualche ragazzo che mi ha detto: ma tu non vorresti mai deludere i tuoi genitori, anche quando prendi un brutto voto a scuola. Anche quelli che ci sembrano così più disinteressati, in realtà a volte si sono creati una corazza, proprio perché si accorgono di non riuscire a soddisfare quelle aspettative che i genitori, gli adulti. A volte non so se faccio bene, ma ai genitori stessi dico: smettiamo di dire ai figli ti do fiducia, ma non deludermi. Perché è un errore, perché per non deludere un genitore io ho due possibilità: essere perfetto, ma chi è perfetto questo? Oppure non raccontarti mai quello che faccio. Ed è la cosa più terribile questa, che un figlio cada nel silenzio quando ha un problema, quando fa una cazzata. Non possa contare sulla persona che gli vuole più bene al mondo, che è il genitore. Perché? Per la paura di deludere. Certo. Quanti ragazzi si sono gettati via per la paura di deludere, no? C'è stato un esempio dopo la morte del mio Emanuele, qui a Brescia, nella Bassa Bresciana, si era ucciso un ragazzino di 14 anni e mezzo, si è impiccato per 250 euro di debiti che aveva fatto con degli spacciatori che lo minacciavano, che dicevano che andavano a casa a far casino. E lui, per non deludere i genitori, per la paura di deludere, di essere scoperto, si è tolto la vita, vale la vita 250 euro. Eppure anche lì stare molto attenti. Da una parte dico ai ragazzi: non fate mai debiti con i delinquenti o con la brutta gente, perché prima o poi la pagate. Ma dall'altra parte anche insegnare ai genitori di smettere di pretendere che siano perfetti, di dirgli non deludermi. E Certo che no, questa, no, giusto o sbaglio dirgli così. sì, sono d'accordissimo. E questa dinamica entra anche, per esempio, negli episodi di bullismo, no? Che noi ci chiediamo: ma perché questi ragazzi non ne parlano con i loro genitori? Perché sanno che noi gli vogliamo bene, allora perché non raccontano? Perché un problema grosso del bullismo è quello che rimane sommerso. E c'è anche questo, il ragazzo che racconta al proprio genitore di essere stato vittima di bullismo o di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo, è come se rivelasse quell'aria da, permettimi il termine, sfigato, come dire, io agli occhi degli altri sono così, ma tu, mamma, tu, papà, non mi puoi vedere così. E allora è meglio che sto zitto, è meglio che mi tengo Vero. dentro di me questo dramma così, così pesante e cerco di risolvermela da sola, andando poi in un vortice che trascina verso il È basso, diventando terribile. terribile perché fa sentire ancora più soli. Tu pensa che ho una cara amica che magari ti metterò in contatto con lei, perché ha scritto anche lei il libro della storia di suo figlio sul bullismo, e quindi sicuramente gli interesserà. Lei è un'associazione David e Golia. Suo figlio si chiamava David e si è tolto la vita, perché veniva bullizzato in questo collegio, ma aveva 16 anni, ma non faceva sapere niente ai genitori, anche per la paura magari di farli soffrire, no? Anche Certo. però anche quel tema che hai detto proprio di non evidenziare, per non farsi mostrarsi agli occhi dei genitori nella stessa luce che quegli amici lo vedevano trattandolo male, perché gli facevano, ha scoperto poi che gli facevano delle cose veramente ignobili, tipo prenderlo in quattro, tenerlo fermo e con la luce puntargli la pila forte negli occhi, e poi a un certo punto gli avevano danneggiato la retina, è andato all'oculista, non ci vedeva più. Gli tenevano obbligatoriamente gli occhi aperti, gli puntavano la pila negli occhi, questo qua. Poi quando studiavano riusciva a leggere, facevano di quelle cose che sono vergognose. E lui non diceva niente, ha scoperto tutto dopo la mamma. Immagina il dolore di una madre che trova il figlio Sofferenza. impiccato dopo una cosa del genere. Mamma mia. Che dolore. E allora bisogna davvero, il tuo ruolo è molto importante, quello di aiutare i genitori a comprendere, aiutare anche i figli a comprendere se stessi con i tuoi libri. Complimenti. Grazie davvero di cuore. Grazie. Siamo stati con Luisa Santoro con il libro Educare, che avventura. Menzione speciale al secondo premio letterario Emanuele Ghidini, menzione speciale Insegnare. Grazie di cuore. Ci Grazie e buona sentiamo serata a presto. tutti. Grazie.